Mulder Sunderland, già ingegnere aerospaziale e autore del libro L'enigma di Darwin. In cosa consiste questa spiegazione materialistica o naturale dell'evoluzione? Si afferma che un tempo sulla Terra, in una specie di oceano broduso, brodo primigenio, alcune particelle chimiche si unirono per formare spontaneamente la prima cellula vivente. Non fu un'operazione da poco, perché il più semplice organismo monocellulare di cui siamo a conoscenza racchiude nei suoi geni e nei suoi cromosomi tanti dati quante sono le lettere contenute nella più grande biblioteca del mondo. 1 miliardo di miliardi di lettere. Non è assolutamente possibile che dei processi casuali abbiano organizzato così tanti dati. La maggior parte delle forme viventi si compone di miliardi di cellule così complesse, disposte ancora una volta casualmente in perfetto ordine. La probabilità matematica che il corpo umano si sia formato per accidente è pari a quella di ottenere un dizionario grazie a un'esplosione nella bottega di uno stampatore.